invece abbiamo questo fattore abbondante accademico. Allora, oggi ospitiamo Marco Salucci e Marco Nocentini del Liceo Gramsci di Firenze. E per questo secondo appuntamento entriamo per la prima volta in quello che è l'argomento filosofico. Abbiamo tre tappe per questo percorso del 2018 e in questa casa la filosofia viene abbinata a una tematica molto importante che è l'informatica. L'informatica e la filosofia attraverso anche la voce di una serie di autori che il professor Marco Nocentini poi ci farà ascoltare. Credo che affronteremo alcune pagine di Mary Shelley, alcune pagine di Philip Dick e quindi continuando sulla falsariga dell'argomento iniziato la settimana scorsa con il professor Bianchi quando abbiamo intrapreso un viaggio su quelli che sono dei potenziali futuri rispetto a quello che è il nostro invece recente passato. Wow nasce appunto con questa intenzione. Guardiamoci leggermente indietro e cerchiamo di capire dove stiamo andando e dove saremmo potuti andare se invece fosse successo qualcosa di diverso. E di conseguenza i nuovi saperi, le nuove scienze, attraverso però l'occhio che non perde mai di vista argomenti come l'etica, come la filosofia. E quindi Marco Salucci che l'anno scorso ci ha parlato di filosofia e fumetti, quest'anno ci parlerà di filosofia e informatica. E quindi lo ascoltiamo molto volentieri. Grazie. Va bene, così mi rovo. L'introduzione, ringrazio l'introduzione perché ha detto un paio di cose che avrei voluto dire io per introdurre, cioè il rapporto tra queste due discipline, che una è molto antica, la filosofia naturalmente, e c'è anche un'area un po' di inutilità, e l'altra invece attuale, contemporanea, invece è utilissima. Quindi i due termini proprio non si capisce come possano stare insieme. Io ho avuto qualche perplessità a scegliere il titolo, che pensavo fosse un titolo repulsivo, infatti avevo ragione, però comunque ho insistito e prima di, diciamo, per giustificare l'accostamento di queste due discipline, ci siamo, devo ripetere tutto, no? Per giustificare l'accostamento, pronto? Anche senza microfono? No, mettiamo perché c'è il microfono, si sente? Ma se lo sente meglio? Scusa. Si sente? Deve essere la signora. Allora, questa è la prima diapositiva in cui cercavo di... Devo parlare sempre al microfono oppure parlo naturalmente a voce alta? Ditelo. Alza la voce e la tengo il microfono. Allora, qui in cui volevo giustificare il rapporto tra queste due discipline, perché ci sono molti ambiti su cui la filosofia e l'informatica si incrociano, o meglio, se uno volenteroso può fare delle riflessioni filosofiche sull'informatica. Non è possibile trattarli tutti, ovviamente, per motivi di tempo, ma anche insomma, per ovvie competenze. Per esempio, con l'informatica, uno dei problemi filosofici che nascono riguarda la filosofia politica, cioè l'informatica è un problema di democrazia, serio, perché voglio dire, si possono fare mille esempi sul fatto che qualunque applicazione noi scarichiamo sul telefonino oppure sul computer ci spia, nessuno ci garantisce che non lo faccia, o che vengano diffuse delle false notizie. Insomma, alla fine l'origine di tutto è questo. L'informatica usata come mezzo di comunicazione è un mezzo di comunicazione di massa. E tecnicamente i mezzi di comunicazione di massa sono... La definizione è che sono dei mezzi gestiti da pochi e invece fruiti da molti, come era una volta la televisione. Questo l'abbiamo capito anche nelle dittature del Novecento, quando Mussolini per primo usava la radio per propagandare l'ideologia del fascismo. Ora noi abbiamo un'informatica che è usata da tutta la popolazione mondiale, a parte certe zone insomma, dell'Africa, ovviamente, insomma, ma che è gestita da pochissimi. E quanti sono questi pochi? Google, Facebook, la Microsoft, ecco, e l'Apple. Ho dimenticato qualcuno? Amazon? Ma vogliamo aggiungere, ma non si arriva a 10. Quindi questo, secondo me, crea un serio problema di democrazia. Poi ci sono dei problemi etici, ovviamente, relativi alla nostra vita privata, che non è più privata, perché se voi andate a usate Google, avete un account Google,
quasi tutti ce l'hanno, altrimenti non si può nemmeno usare il navigatore, andate a vedere il vostro account, lì in Google ha traccia di tutti i vostri spostamenti sul pianeta, di tutti i vostri gusti, di tutto quello che avete fatto, della vostra, quindi qui c'è un problema di etico, insomma, di privatezza. Poi ci sono anche dei problemi di sostenibilità ambientale, perché l'informatica crea una serie di rifiuti tecnologici, un computer è composto anche, ci sono dei componenti tipo l'arsenico, le plastiche, che finiscono nelle discariche del terzo mondo, per esempio in Africa o in India, dove li smontano senza nessuna misura di sicurezza personale, e quello che non possono smontare lo bruciano, quindi anche questo finisce nell'ambiente. Un'altra cosa riguardo il problema dell'informatica è questo, questo non avrò tempo per farlo, per documentarlo meglio, però la Microsoft e la Apple sono le proprietarie dei programmi in cui noi leggiamo i nostri documenti, scriviamo e leggiamo i documenti in video, documenti di testo, eccetera. E noi questi programmi, tipo questo, un PowerPoint, questo è l'altro, sono in concessione, le proprietarie sono loro. Quindi se loro decidessero un giorno di non far usare più questi programmi alla gente, possono farlo perché sono proprietari, e noi ci avremmo una serie di documenti completamente illeggibili. Voi pensate come le opere di Galileo fossero scritte in un alfabeto di cui qualcuno, qualche privato è il proprietario, a un certo momento non sono più leggibili perché lui non dà più l'autorizzazione per leggerlo. E quindi questo è un problema serio. Ci sono stati molti programmi di videoscrittura prima di Word che sono stati poi sono finiti nell'obsolescenza, e ci sono dei documenti scritti in quei programmi, per esempio mi ricordo Wordstar, che era un programma diffusissimo, non sono più leggibili. Ci sono dei tentativi di ovviare a questo, naturalmente sono i programmi open source, non sono soltanto i programmi, ma sono anche sistemi operativi, Linux, che non è sotto la proprietà privata di nessuno, ma è sotto, diciamo, è pubblico, perché chiunque si intenda un po' di informatica può leggerlo, però che si stentano molto ad affermarsi per motivi ovviamente economici, perché intaccano degli interessi e oggi rappresentano una cosa tipo il 2% di tutti i programmi e tutti i sistemi operativi diffusi nel mondo. Ora, questo era soltanto per dare un'idea di quali possono essere i rapporti, le riflessioni filosofiche possono trarre dall'informatica, però naturalmente, essendo insomma occupandomi di filosofia, le cose che volevo dire stasera riguardano proprio la filosofia, nel senso la filosofia della mente, questa qui, che è proprio un settore della filosofia, e un pochino di logica e di matematica, stando sotto naturalmente l'informatica. Il tutto sempre se voi vi va bene, vi interessa, altrimenti cambiamo linea. Dunque, i problemi di cui si occupa, che si affrontano, sono questi tre, e sono, come potete vedere, delle quisquilie. Cioè, perché il cervello può pensare? Come sappiamo che gli altri pensano? La cosa è connessa, credo sia andato piano per oggi, no? La cosa è connessa perché io come faccio a sapere che voi pensate? Lo deduco dal fatto che vi comportate nello stesso modo con cui mi comporto io di fronte a certe situazioni, oppure parlate e dite delle cose, le stesse cose direi io delle stesse situazioni. Però potreste essere delle macchine sostanzialmente, o degli zombie o degli alieni. Sto dicendo tutte cose che esistono in letteratura, nella letteratura filosofica su questo argomento. E quindi se è così, potrebbero esserci delle macchine che simulano il nostro comportamento, sono quasi uguali a noi, che però non sono. Ultimamente, mi pare l'anno scorso, ma non più di un anno fa, una Commissione europea ha posto il problema dei diritti dei robot. Perché questa non è più la fantascienza, perché... C'è un articolo di un filosofo americano del 1962, che si intitola "È giusto che i robot abbiano diritti civili". Questo articolo viene dopo che la fantascienza aveva ipotizzato cose del genere a lungo tempo. E adesso appunto la comunità europea è giunta a porsi questo problema, perché ci sono questi meccanismi, tipo le automobili che si guidano da sole,
probabilmente domani ci saranno meccanismi completamente automatici. E qui come dobbiamo comportarci, come dobbiamo considerarli? Intanto, se un'automobile si guida da sola in un incidente, chi è che ne è responsabile? Non c'è l'autista, che allora il costruttore, quello che organizzava i sistemi di segnalazione sulle strade, insomma, c'è tutta una serie di problemi da vedere. Qui, diciamo, la questione, dietro tutto questo c'è un problema, su cui non, diciamo, è uno dei problemi noti, però siccome, come diceva Hegel, siccome è noto, in realtà non è ben conosciuto. Ma fermiamoci un momento su questo problema. Il problema è quello degli stati mentali. Noi abbiamo i nostri pensieri, insomma, la nostra mente è piena di stati mentali, che sono, possono essere sentimenti, sensazioni, eccetera, eccetera. Uno in particolare, che quello che usiamo nella letteratura, è la vista, la visione, cioè quando vediamo qualcosa noi siamo in un certo stato mentale di vedere quella cosa. E per esempio vediamo dei colori, questa ragazza sta guardando il rosso. Allora, noi sappiamo cosa succede nel cervello di una persona quando guarda il rosso. Innanzitutto sappiamo che dal punto di vista fisico, cioè nel mondo esterno, non esiste il rosso, come colore non c'è. È soltanto una radiazione elettromagnetica che ha una lunghezza d'onda di 500 nanometri. Quello è il rosso. Il rosso nell'oggetto non esiste. Allora uno pensa, sarà nella nostra testa. Vediamo cosa succede nella nostra testa. Nella nostra testa ci sono queste, appunto, le radiazioni luminose entrano nell'occhio e poi creano tutta una cascata di eventi fisici e chimici che attraversano, insomma, il sistema nervoso, le cellule nervose, prima della retina e poi delle fibre più interne del cervello, arrivano fino alla corteccia occipitale e lì succede e comunque che abbiamo segnali nervosi, segnali elettrici oppure segnali chimici. Quindi noi abbiamo una discussione perfettamente coerente e anche completa anche a livello microscopico di quello che succede nell'oggetto fisico e nel nostro cervello quando per esempio vediamo un colore. Gli atomi emettono una certa radiazione, arrivano nelle strutture nervose, eccetera eccetera. Vabbè, ma il rosso? Quando io ho descritto tutta questa cascata di eventi, il rosso io non l'ho mai nominato. E questo è quello che invece mi preme. Perché quello che mi preme è che io veda il rosso, che pure quando sento un dolore ciò che conta è la dolorosità di quello stato mentale, che non sta però nella descrizione fisica degli eventi fisiologici e fisici dello stato mentale. Quindi la descrizione puramente fisica del processo come la vedere il rosso non è una risposta alla domanda che cos'è vedere il rosso, cosa che è diversa se io dessi una descrizione fisica della digestione, per esempio. Se io vi racconto cos'è la digestione in tutti i minimi passaggi, dalla masticazione fino all'intestino, voi non potete dire ma che cos'è la digestione? È quella, non c'è nulla di più. Ma sulla visione dei colori o sul provare dolori o sull'avere sentimenti non è così. Questa cosa, e quindi questo è il problema del perché il cervello pensa. Come fa questa massa grigia, un po' molliccia, te c'hai delle letture su questo di fare? Grigia un po' molliccia, la gas massa grigia molliccia è un'espressione di Huxley, e poi c'è un autore americano che si chiama Colin McGinn, il quale ha detto, beh, di fronte a questo problema, il problema è di capire come i nostri pensieri, sentimenti, eccetera, derivano dal sistema nervoso, dobbiamo ammettere che non lo potremo mai risolvere. Colin McGinn dice, non so se c'è nelle letture che abbiamo scelto. Allora lui è uno che dice gli esseri umani hanno dei limiti cognitivi, così come ce l'hanno i criceti. È inutile insegnare l'algebra a un criceto, cioè quello non è che il mio criceto è più stupido di un altro, ce la fa come specie. E noi come specie non siamo in grado di spiegare questo fenomeno. Lui è particolarmente pessimista, non tutti la pensano in quel modo, però ci sono alcuni che la pensano in questo modo, tanto per capire la gravità e la serietà del problema. Un filosofo del Settecento aveva immaginato questa situazione. Immaginiamo, dicevo, una macchina in grado di pensare, la macchina di quelle che potevano avere a disposizione nel Settecento erano
ingranaggi, puleggi, ruote, quindi lui immagina un mulino sostanzialmente. Immagina una macchina come un mulino e noi siamo piccoli, così piccoli che possiamo entrare dentro questa macchina. Ipotizziamo che questa macchina sia in grado di pensare. Che cosa vedremo? Vedremo ingranaggi muoversi, ruote che si spingono, cinghie che trainano altre ruote, ma non vedremo il pensiero nell'ipotesi di questa macchina pensi. Ora c'è un romanzo di fantascienza di Asimov che è intitolato Viaggio allucinante e che da cui è stato fatto un film, insomma, vecchio ma anche un po' bruttino, ora Del Toro pare lo voglia rifare, e si immagina che viene miniaturizzato un equipaggio dentro un piccolo sottomarino, entra in circolazione dentro un organismo, dentro una persona, arriva fino al cervello e questi, quando sono nel cervello, vedono queste fibre nervose attraverso le quali passano scariche elettriche che si sono rappresentate con lampi di luce. E uno gli domanda, bello tutto questo, ma i pensieri dove sono? Non vediamo pensieri e cose o sentimenti. Però questo è tutto ciò che succede nel sistema nervoso. Penfield era un neurochirurgo che per primo già dagli anni 30 e poi ha perfezionato negli anni 50 e 60 la tecnica, una tecnica di intervento un po', diciamo, chirurgico su certe malattie tipo l'epilessia, e quindi lui operava i pazienti malati di epilessia, incurabili con i farmaci, e li operava il cervello, e naturalmente per operare il cervello lui doveva sapere dove tagliare la parte malata, isolarla dal resto dell'organo, ma non doveva tagliare le parti sane, perché sennò avrebbe compromesso qualche facoltà di quella persona. E queste operazioni avvenivano il paziente cosciente, perché il paziente deve guidare il chirurgo mentre fa questa operazione. Il chirurgo deve sapere cosa sta toccando, se sta toccando un'area motoria oppure un'area della visione, e quindi fa delle domande al paziente. Non è una tortura, perché il cervello non è sensibile, si tratta soltanto di un'anestesia locale, e questa tecnica poi ha dato luogo a un protocollo, protocollo di Montreal, siamo in Canada. È un protocollo perfezionato, ma viene ancora utilizzato. Lui ha scritto un libro alla fine della sua carriera, l'anno prima della sua morte, intitolato Il mistero della mente, in cui dice: io di cervelli ne ho visti tanti, ne ho aperti tanti, ne ho stimolati a tutte le elettrodi possibili, eccetera, eccetera, ma io di pensieri e sentimenti mai visti, stati mentali mai visti. Quello che vedevo erano scariche elettriche, eccetera. Quindi per me la soluzione è semplice: gli stati mentali non si vedono, perché non sono stati fisici. Se fossero fisici li vedrei, o li rileverei con qualche strumento. E questo dà luogo al famoso dualismo. Chi la pensa così è un dualista, cioè pensa che alla fine gli stati mentali non siano stati del cervello, no? L'anima, questa cosa lì, questa cosa un po' antica, di cui ora vediamo, dirò qualche cosa. Però io avevo un piccolo filmatino, non so se si può far vedere, sì, funzionerà con l'audio. Allora, un caso questo chi è di stomaco un po' debole, magari può fare una giratina al bar. È una paziente, si chiama Saila, una ragazza di 19 anni, che è stata sottoposta a questo tipo di intervento con il protocollo di Montreal, e aveva un tumore localizzato in questa zona qua, profondo, vicino all'ipotalamo, e quindi il chirurgo è un chirurgo di origine nordafricana, e gli anestesisti sono due anestesisti italiani, lavorano in Canada. È stata aperta questa parte, lo vedete ora, brevissimo, aperta questa parte della scatola cranica, questa parte della calotta cranica, aprirla, e tutto questo viene fatto in anestesia, poi svegliare la paziente e identificare con un elettrodo le aree, i funzionari del cervello, della corteccia, che presiedevano a certe funzioni.
Perché gli esseri umani sono sì tutti uguali, ma non sono identici. Io, il mio corpo è uguale al vostro, siamo tutti, però non siamo perfettamente uguali. Quindi il cervello del nostro cervello è uguale, ma non esattamente identico. Con questa simulazione, allora lui è riuscito a delimitare le aree, questa è per esempio l'area di Wernicke, cioè quella del linguaggio, un'altra area del linguaggio di Broca, qui c'è l'area senso motore, e quindi è riuscito a trovare, e queste sono le aree che nella ragazza venivano, si eccitavano quando venivano stimolate. E quindi lui è riuscito a trovare un passaggio senza ledere aree importanti, e da questo passaggio poi è estratto il tumore, che è un tumore comunque benigno. Allora, qui nel filmato si vede, ora intanto lo cercano, nel filmato si vede lei addormentata. Ora, chi capisce l'inglese meglio di me, però per chi non la capisce, lei è addormentata. L'anestesista la sveglia, cerca di svegliarla. Poi lei si sveglia, la chiama e lei si sveglia. Poi entra il chirurgo. Perché lui dice, ciao cara, tutto bene? Finora è andato tutto bene, vorrei che tu mi recitassi lentamente e chiaramente numeri da 1 a 10, e lei conta. Poi gli danno una pennetta con un l'iPad, gli fanno vedere le lettere, e lei deve dire quali lettere, e poi vede e poi riscrivere. Però lei si arrabbia lì a un certo momento, lo vedete, perché dice, ma questo aggeggio non funziona. Però io ho visto CAT, cat, ho visto scritto gatto, e io lo riscrivo, però non funziona, poi il filmato finisce, ma alla fine li manda tutti a quel paese, dice, andate tutti a quel paese, sto andando a Gesù, non funziona. Si tratta di un pezzettino piccolo, perché se c'è l'audio, ma ci sarà ora? Ma va con VLC. VLC, grande VLC. Apri con VLC. Sai la segnale. Oh. Raina. Raina. It's important that she's gonna wake up slowly, comfortable, not in pain, and then be cooperative for us. Raina, are you okay? Yeah. Very good. Raina, hi dear. Dr. Das here. Hi. How are you doing? Good. Everything's done really well so far. What we're doing basically is... Yes? I want you to count nice and slow, really clearly, 1 to 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. To write something on this tablet. It's not working. I'm really confused, but okay. I know how to spell cat. C-A-T. I know how to write. That's great. C-A-T. This thing is not working. Once we know where those critical areas are, we should be able to define for ourselves a chord or a... Bene. Questo tipo di anestesia, naturalmente, ci sono questi due specialisti italiani, anestesisti italiani, hanno elaborato questo tipo di anestesia perché lei non poteva... Dove stai? Bisogna visualizzare modalità schermontera. Non poteva essere... avere il ventilatore, perché doveva parlare, e quindi doveva essere un'anestesia molto particolare, gli permettesse, quando veniva svegliata, nelle fasi delle operazioni in cui lei doveva essere cosciente, gli permetteva di rispondere agli stimoli del chirurgo. Bene, questa è, diciamo, e allora il problema è com'è che quell'affare lì che avevi visto un po' intravisto nella calotta cranica di questa ragazza, e però è come non ci abbiamo noi, riesca a generare, diceva Huxley nel 1866, come possa sorgere dall'eccitazione del sistema nervoso il pensiero o i sentimenti, è tanto inspiegabile quanto lo è l'apparire del genere della lampada di Aladino. E l'altro è Colin McGinn, che è un filosofo americano contemporaneo, il quale dice, come può una ricca fenomenologia intellicorno, cioè la nostra vita di tutti i giorni, che è fatta di suoni, colori, sapori, sentimenti, eccetera, generare da questa molliccia materia grigia. La sua risposta è: non lo sapremo mai, perché non possiamo saperlo, perché lì noi abbiamo un vincolo, un limite cognitivo. E questo Fodor, anche lui, un collaboratore di Chomsky, l'ha definito non più
Vedete, come qualcosa di materiale possa avere stati consci, non è più soltanto un problema, perché un problema alla fine è tale sia risolvibile, ma questo è un rompicapo, e quindi qualche cosa di cui si comincia a avere dei problemi per essere risolto. Se c'è qualcuno che vuole interrompere, può farlo. Allora, la prima opzione è questa: siccome non si capisce come possa sorgere il pensiero da qualcosa di materiale, la soluzione è che il pensiero non sia per nulla materiale. E questa è il vecchissimo dualismo cartesiano. La mente è una cosa, l'anima è una cosa, il corpo è un'altra. Cosa che poi, diciamo, io credo che sia la psicologia ingenua, cioè in generale la gente pensa, che se non ci pensa, che gli esseri umani siano fatti così, siano fatti di due elementi. Come argomentano, come viene argomentato questo dualismo? Dal fatto che se la mente e il corpo devono essere distinti, perché se fossero uguali dovrebbero avere le stesse proprietà. Ora qui c'è di mezzo una legge logica, sembra difficile, ma vuol dire semplicemente che se due cose sono uguali devono avere le stesse proprietà, altrimenti sono uguali, banalmente. E allora gli stati mentali e gli stati fisici non hanno le stesse proprietà. Gli stati mentali sono privati, soggettivi. Io ho un dolore, vi dico, mi sento male, voi dite, ci dispiace tanto, però lo sento io. Quindi è assolutamente privato. Mentre gli stati fisici sono pubblici, tutti vediamo la stessa cosa, la stessa forma di questa stanza. Gli stati mentali non sono gli stessi, pare, sembra. Ha senso dire che il ricordo delle mie ultime vacanze è esteso 2 mm quadri? Non ha molto senso, almeno apparentemente. Mentre gli stati fisici sono gli stessi, questi tavoli hanno una estensione. E poi soprattutto gli stati mentali si pensano sia creativi, gli esseri umani sono creativi, mentre le macchine, i robot, i computer no. Questa è stata un'obiezione che ha pesato a lungo contro la possibilità del far pensare del pensiero artificiale, diciamo. E connesso a questo c'è il problema della libertà. Noi siamo liberi, mentre invece gli oggetti fisici non sono liberi. Un pallone non può decidere se andare a destra o a sinistra, va dove, insomma, le forze che l'hanno calciato lo spingono, mentre noi possiamo sostenerlo, possiamo sostenere di essere utili. Dico sostenere perché c'è qualcuno che dubita, c'è un neurologo americano, si chiama Benjamin Libet, che con il suo gruppo di ricerca, ormai da una trentina d'anni, ha fatto degli esperimenti in cui ha dimostrato che noi diventiamo coscienti di una decisione presa dai nostri neuroni. Punto. Dice, ma andiamo a dare una pizza? Sì. Cosa è successo? I miei neuroni hanno deciso e me l'hanno comunicato, ma io non sono libero di andare a mangiare una pizza. E questi esperimenti sono stati replicati decine di volte e hanno sempre dato gli stessi risultati. Quindi l'esperimento di per sé non è contestabile. Allora qui noi potremmo dire che nemmeno noi siamo liberi, e che sarebbe una cosa... Le neuroscienze dicono questo esattamente. Perché qualcuno interviene dicendo... Sono tutti processi chimici. Come dicevo prima, perché qualcuno interviene dicendo, qualcuno dice, ma ci sono delle strutture... facendo riferimento alla meccanica quantistica, dove c'è la casualità e la probabilità, ci sono delle strutture del sistema nervoso che si chiamano microtubuli, di cui in realtà non ne sappiamo un microtubulo, e lì ci sono dei fenomeni quantistici che generano, anche se fosse vero, quello è il caso, e il caso non è la libertà, perché non è che io sono libero se decido di andare là, no, se per caso vado da una certa parte. Quindi questo è un problema notevole. Qui vorrei cedere la parola, aspettare anche troppo, perché Cartesio e un suo discepolo, non conosciuto, poco conosciuto, un certo Giraud de Courtemois, hanno scritto delle pagine bellissime su questo argomento, cioè sul fatto che gli esseri umani sono speciali, il contrario di quello che stavo dicendo io e lui, ma lui ha scritto: gli esseri umani sono speciali perché pensano e sono creativi, le macchine no. Allora, interruzione, dovrebbe essere acceso, è acceso, no, è acceso, non è acceso.
come diceva il professor Salucci, Cartesio è appunto il padre del moderno dualismo, e Cordemois, che è uno dei suoi discepoli, precettore fra l'altro di Luigi XIV, lo segue in questa distinzione, in questa dualità, separazione appunto fra corpo, sostanza estesa e anima. La parte di Cartesio è tratta dal discorso sul metodo, famosissimo, del 1637. Per quanto un robot, diciamo così, una macchina e un umano possano essere costruiti nella stessa identica maniera, riuscirei a distinguere l'uno dall'altro per la creatività, per la libertà dell'uno e la meccanicità, la ripetitività, la determinazione dell'altro. Vado, scusatemi la lettura, che non sono assolutamente un attore. Mi ero qui fermato a far vedere in modo particolare che se ci fossero macchine aventi organi e figure di scimmia o di altro animale privo di ragione, noi non avremmo nessun mezzo per riconoscere la differenza. Mentre se ve ne fossero che somigliassero al nostro corpo e imitassero le nostre azioni quanto meglio fosse possibile, noi avremmo pur sempre due mezzi certissimi per riconoscere che esse non sono affatto per ciò che dei veri uomini. Il primo è che non potrebbero mai valersi di parole o di altri segni, componendoli come noi facciamo, per esprimere agli altri i nostri pensieri. Poiché si può ben immaginare una macchina che proferisca delle parole, ma non già che essa disponga le parole diversamente per rispondere a tono a tutto quello che uno può dirle, come invece saprebbe fare anche l'uomo più idiota. Il secondo mezzo è che, anche se facessero alcune cose ugualmente bene e anzi meglio di noi, esse inevitabilmente sbaglierebbero in alcune altre e si scoprirebbe così che non agiscono per conoscenza, ma solo per una disposizione dei loro organi. Soltanto la ragione, infatti, è uno strumento universale che può servire in ogni specie di circostanza, e tali organi invece hanno bisogno di una particolare disposizione per ogni azione particolare. Sicché è come impossibile che ce ne siano tanti e così diversi in una macchina da farla agire in ogni occasione nel modo che agiamo noi con la nostra ragione. E così Cordemois nel discorso fisico sulla parola. Ritengo di poter stabilire come un principio certo che se i corpi che sono simili al mio avessero solamente la facoltà di pronunciare parole, non per questo dovrei credere che hanno la dote di essere uniti a delle anime. L'arte può giungere fino a costruire una macchina che potrebbe articolare parole simili a quelle che io pronuncio, ma allo stesso tempo io so che questa non pronuncerebbe che quelle che era stabilito che pronunciasse e che le direbbe sempre in quello stesso ordine. Quindi da una parte, lo ripeto, la meccanicità che deriva dalla disposizione che diamo noi alla macchina, dall'altra alla libertà del ragionare, dell'esprimersi dell'uomo, che compone in maniera creativa, sua, libera, personale, le parole. Esatto, e questo è stato un argomento forte, diciamo, a vantaggio del dualismo per molto tempo. Però sembrerebbe la soluzione, no? Alla soluzione al problema da cui siamo partiti, cioè come fa il cervello a pensare, perché il cervello semplicemente non è lui, ma c'è una sostanza diversa, uno spirito che si serve magari il cervello. Nessuno ha dimostrato che esista, però di fronte alla difficoltà di spiegare come il pensiero nasce dalla materia, questa era la soluzione. Però questa soluzione ha dei problemi. Ah, vi dico che innanzitutto non farò un panorama di tutte le soluzioni, tutte le teorie possibili, che è impossibile farlo nel tempo. Però comunque non esiste soluzione ovvio, oggi, va bene? Quindi ci sono delle teorie, una ha i vantaggi rispetto a un'altra, però quest'altra ha dei difetti. Allora, i vantaggi del dualismo sono quelli di spiegare la creatività, però c'ha degli svantaggi, dei problemi piuttosto seri. Il primo problema lo solleva Elisabetta di Boemia, che era una contemporanea, principessa di Boemia, contemporanea di Cartesio, una delle donne filosofe dell'epoca, il quale scrive a Cartesio
una lettera in cui gli dice: io non capisco come possa un'anima immateriale, cioè prima di materia, toccare il corpo e farlo muovere, che sono una, come se un fantasma volesse toccare la materia, non interagiscono. E Cartesio con questo, secondo il carattere di Cartesio, naturalmente non risponde, glissa, dice: ma è sotto gli occhi di tutti che così succede, non c'è bisogno di spiegarlo. Invece il problema era serio. Lui avrebbe potuto, se fosse vissuto ancora un secolo e avesse conosciuto la sviluppo della fisica, per esempio, la teoria della gravitazione universale, questo, o il magnetismo, avrebbe potuto dire a Elisabetta: il rapporto fra l'anima e il corpo non ha bisogno di contatto. Guarda, anche due pianeti o il sole e i pianeti interagiscono, ma non hanno contatto. Così due magneti, quindi non c'è bisogno che due elementi siano in contatto. Io concepisco il problema mente-corpo, il rapporto mente-corpo, nello stesso modo in cui si può pensare alla gravitazione, ai fenomeni magnetici, e cioè delle interazioni senza contatto. Avrebbe risposto all'obiezione dell'Elisabetta di Boemia? No, perché l'obiezione dell'Elisabetta di Boemia è stata riformulata negli anni 60 da un filosofo americano che si chiama Him, di origine coreana, il quale dice: c'è un principio nelle scienze naturali che è questo, e un principio non è dimostrato, se non sarebbe un principio, provate a farne a meno, siete fatti a meno, cade tutta la scienza. Il principio è questo, che se voi avete un evento fisico e ne cercate la causa sarà fisica. Non potete andare a cercare una causa spirituale, c'è un evento fisico, la causa è fisica. E se questa causa fisica la considerate come effetto di un'altra causa, a sua volta sarà una causa fisica. Per quanto andate indietro nella catena delle cause effetti, sempre cause fisiche avete, non trovate mai una causa non fisica, se no sarebbe un miracolo. La scienza non può spiegare i fenomeni con i miracoli. Allora, applicato questo principio al primamente corpo, se io alzo un braccio, ed è evidentemente un fenomeno fisico, la causa deve essere fisica. La volontà dell'anima di alzare il corpo, il braccio, siccome il movimento del braccio è fisico, anche lei sarà fisica, che lei sarà fisica. Chiamate l'anima, ma sarà fisica, quindi sarà un processo che avviene nel sistema nervoso centrale comunque. E quindi siamo, diciamo, in una situazione un po' di stallo, no? Perché il dualismo ha il vantaggio di dire come mai gli stati mentali non possono derivare dagli stati fisici, però c'è l'interazione. D'altra parte il materialismo spiega e risolve il problema dell'interazione, perché non ci sono due cose che non possono interagire, ma c'è questo problema della creatività, che invece era la carta vincente del dualismo, fino a che nasce l'intelligenza artificiale. Ed eccoci qua con il problema del rapporto tra la filosofia e l'informatica, anche se in realtà nella filosofia, prima di dire questo, vorrei dare la parola un momento ancora a Marco, perché il problema della mente o della vita artificiale o della riproduzione di esseri umani non è così recente come si può pensare. Senza risalire al golem biblico, che però era un coso di fango, eccetera, Omero immagina dei robot, Omero nell'Iliade, e lui ce lo racconta. Allora, quindi risaliamo veramente a Bovo, nella letteratura e nella cultura occidentale. Nel canto XVIII Teti sale nell'officina di Efesto, Vulcano, insomma, per farsi forgiare una nuova armatura per Achille, che l'ha persa per la morte di Patroclo. E Omero descrive la fucina, l'officina di Efesto, di Vulcano, dove appunto il dio fabbro, il dio artigiano, ha approntato dei carrelli automatici e addirittura si serve di alcune giovinette in cui ha inserito intelletto, dice, voce. Giovinette di bronzo. Di bronzo. Quindi questo, come dire, questo mito, questa voglia dell'uomo di crearsi un essere somigliante che lo possa servire è veramente lontanissimo nel tempo. Anche qui, ancora qui vi chiedo ancora più scusa, perché la traduzione è quella del mondo. Aveva per mano 10 tripodi ed altri 10, adornamento del suo regal palagio. Affi-
fisse d'oro aveva tutti delle rotelle onde se ne andasse ciascun da sé all'assemblea dei numi e da sé ne tornasse onde si tolse. Maraviglia a vederli. Ormai compiuto l'ammirando lavor, dal ceppo dell'incudine il mostro abbronzato levossi zoppicando, moveasi sotto a gran stento le fiacche gambe sottili. Allontanò dal fuoco i mantici ventosi, ogni instrumento di fabbro raccolse e dentro un'arca d'argento li ripose. Indi con molle spugna ben tutto stropicciossi il volto affumicato ed ambedue le mani, il duro collo ed il peloso petto. Poi la tunica mise ed il pesante scettro impugnato tentennando ne uscì. Seguian l'orrido rege e a dritta e a manca al passo ne reggean forme e figure di vaghe ancelle, tutte d'oro e a vive giovinette simili, entro il cui seno avea messo il gran fabbro, e voce e vita e vigor d'intelletto e il senno delle care arti insegnate dai celesti. Queste a fianco del Dio, spedite e snelle, camminavano. E quindi molto bello questo, gli aveva messo dentro a queste figure robotiche, metalliche, la voce, la vita, il vigore di intelletto e il senno delle care arti. E quindi si era creato dei robot che lo servivano. Quindi lontanissima l'idea. Lontanissima, però diciamo nell'epoca molto recente si trova. Ma se comincio a pensare seriamente, le macchine non potrebbero avere queste limitazioni descritte da Cartesio e da Cordemois. E cioè, diceva Cartesio, se dovessero fare tutto quello che facciamo noi e dovrebbero avere così tanti meccanismi, sarebbe impossibile costruirlo praticamente, no? Perché lui pensava agli automi della sua epoca, quindi quelli insomma, che sollevavano un braccio, le bambole insomma, quelle bambole sollevano i bracci, quindi solleva un braccio, c'è un ingranaggio, ma se dovesse fare tutti i movimenti che facciamo noi sarebbe una cosa impossibile. Però, a parte questo, l'idea profonda di Cartesio, che poi si è rivelata falsa, è che se c'è una regola, una legge che governa il comportamento, di tutti gli oggetti fisici, dei corpi, la legge è legge, non può essere violata. Come fa un corpo fisico che è sottoposto alle leggi di natura ad avere creatività? Questo è banalmente falso, se ci pensate bene, perché un campione di scacchi è campione di scacchi, ma vince gli scacchi, ma segue le regole di scacchi. Ma non è che lui vince una partita a scacchi giocando a dama, oppure rovesciando la scacchiera. Cioè lui segue delle regole e nel seguire le regole tuttavia è creativo. Questo se no non sarebbe un campione. Cioè, quindi la regolarità, cioè l'idea che si seguono delle leggi e delle regole, non contraddice logicamente la creatività. E poi dopo dagli anni 60 è nata l'informatica, la vedremo fra un momento, prima devo dire un'altra cosa, è nata l'informatica che di questo si è fatta la bandiera, no? Cioè non c'è incompatibilità fra creatività e l'applicazione di certe regole o certi algoritmi. Bene, allora, prima dell'informatica però, che c'ha una sua teoria della mente, secondo la quale la mente è una specie di calcolatore, negli anni 50 c'erano dei filosofi australiani, sono una scuola australiana, che avevano detto, rifiutando il dualismo, cioè rifiutando che nell'uomo esistesse qualcosa di materiale, perché questo va contro tutto quello che la scienza si dice, la scienza trova dappertutto materia, atomi, energia, e perché proprio lì nell'uomo ci dovrebbe essere qualcosa di speciale, che è qualcosa invece di sovrannaturale, come invece sosteneva Cartesio. Allora, loro dicevano, siamo negli anni 50, che gli stati mentali sono uguali a stati cerebrali. Sono uguali a stati cerebrali e questa è una tesi empirica però, cioè una tesi che noi affermiamo ma non è che ci mettiamo la mano sul fuoco. È una tesi empirica, vuol dire la verifica o la falsificazione di questa tesi la affidiamo alla scienza. Il che è già importante perché significa sottrarre il problema alla discussione dei filosofi e affidarlo alla scienza, in particolare, come diceva lui prima, alle neuroscienze. Saranno loro a decidere se gli stati mentali, se e come gli stati mentali possono derivare da stati cerebrali. Non è a priori decidibile a tavolino in una biblioteca da un filosofo, bisogna fare degli esperimenti. Allora loro affidavano la risoluzione del problema
alle neuroscienze. Questo è uno di questi personaggi, io ho messo perché gli altri no, vabbè, perché lui quando è morto ha voluto lasciare il suo cervello in eredità all'Università di Adelaide, infatti sta lì in questa terra, e nella targa che descrive quello che c'è contenuto in questa terra, la frase non è più affermativa, cioè il cervello contiene gli stati cerebrali, ma contiene questo cervello di stati cerebrali di Blaise, forse alla fine, è morto nel 2000 tra l'altro, forse alla fine ha avuto qualche pensamento, cioè uno quando sta per morire poi magari pensa sempre, spera di aver torto quando sostiene queste tesi, ma il resto insomma descrive un po' la sua teoria. Però è successo questo, che le neuroscienze a cui era stato affidato il compito di risolvere questo problema del rapporto tra la mente e il corpo sono andate un po' a rilento, non hanno avuto un così grande sviluppo. Gli studi di Penfield che vi dicevo prima, poi il protocollo di Montreal, insomma della ragazza di chi viene operata, hanno chiarito moltissimo su come funziona il cervello, nella neuroscienza c'è stato un progresso inferiore a quello che c'è stato in un'altra scienza, neonata, e cioè l'intelligenza artificiale. Questa ha conosciuto un'esplosione di studi. Ah, qui c'era una cosa, scusate. Questo a proposito di antichità, perché il problema qui è il primo modo con cui ci si può porre il problema di materializzare il pensiero, di costruire una macchina pensante o se le macchine possono pensare. Pensate alla prima diapositiva. Chiedersi se le macchine possono pensare non è un problema, che ce ne frega a noi, mia, vogliamo costruire dei robot. No, ma vuol dire rispondere alla domanda perché noi possiamo pensare. Perché alla fine noi siamo macchine, cioè siamo dei pezzi di materia, il cervello è un pezzo di materia, quindi per questo ci interessano, ai filosofi, interessa il robot o il computer, perché alla fine anche noi siamo materia organizzata in qualche modo che può pensare. Allora, i robot più antichi sono quelli, però questa forse è la prima calcolatrice, quindi il primo meccanismo per automatizzare il calcolo, che è stata trovata in un'isola della Grecia del primo secolo avanti Cristo e probabilmente era uno strumento per fare calcoli astronomici, risale al primo secolo avanti Cristo. Poi voi, insomma, si conoscono questi strumenti, gli astrolabi con cui si facevano già dall'antichità nel Medioevo i calcoli astronomici, qui c'è l'idea dell'automatizzazione del calcolo, cioè quindi calcolare, quando una persona è particolarmente brava a matematica si dice quello è intelligente. Ma pensateci un momento, il calcolare, cioè il fare di risolvere delle addizioni, sottrazioni, quello che è equazione, è la prima attività che è stata trasferita in un meccanismo così banale come una quasi un macinino da caffè. Quindi se noi riusciamo a realizzare una macchina che fa dei calcoli, abbiamo fatto tanto, perché noi consideriamo il calcolare un'attività eminente dell'intelligenza umana. Se facciamo quello, allora dovremmo essere in grado di automatizzare anche altre cose. Ma cioè, non è così semplice, però. Questa è una delle prime calcolatrici, la calcolatrice di Pascal, appunto. Un po' come c'era una volta nelle vecchie casse. Si girano delle manovelle, si muovono degli ingranaggi e poi ci sono gli ingranaggi delle unità. Ogni 10 passi di un ingranaggio dell'unità muove le lediscine, eccetera, eccetera. Questa, in modo molto metaforico, uno potrebbe dire una macchina pensante, che se fare addizioni vuol dire pensare, questa pensa. Oppure diciamo che fare addizioni non è pensare. Ma allora gli studenti bravi a matematica sono più bravi, perché se possono fare anche le macchine a caffè. Ci sono due modi diversi di calcolare, forse ci sono due modi diversi di calcolare, non so. Insomma, lo dico tanto per cercare di... E questa è la preistoria del calcolatore, una macchina di Charles Babbage, che era un inglese, che assomiglia, non ve lo chiedo perché vedo che non... però assomiglia a un telaio. Questo era un telaio, siamo nell'epoca della rivoluzione industriale, ed era un modo per... loro cercavano di costruire questi telai per automatizzare il disegno della trama dei tessuti, e lui inventò questa macchina e non l'ha mai costruito perché gli mancarono i finanziamenti. Poi è stata ricostruita, se andate su internet ne trovate diverse, sono state ricostruite oggi, insomma, no? Per far vedere effettivamente funzionava.
Era una macchina, era più calcolatore perché era una macchina programmabile. Quindi quello che diceva prima Cartesio, non si può costruire un automa e possa fare tutte le cose possibili, come l'abbiamo risolto? Con la programmazione. Cioè, perché io posso inserire, loro che facevano, inserivano delle schede, le famose schede perforate, chi ha qualche anno se lo ricorda cosa vuol dire, le schede perforate dentro questo aggeggio, dentro i telai, e questi eseguivano i compiti. Sono delle schede così, che funzionano come gli organini di una volta, i cariglioni, in ogni buco c'è un tastatore, c'è una punta che si muove, se c'è il buco entra dentro, se non no, e quindi si dispongono in modo diversi a seconda. I calcolatori una volta funzionavano in questo modo, era non con l'hard disk o con insomma, i dischi magnetici, eccetera. Questa è la... Mentre quello di Babbage è il primo calcolatore fisico, questa invece è la prima programmatrice. Ada Lovelace, che era una figlia di Byron, ha scritto il primo programma per calcolatore. In particolare calcolava i numeri di Bernoulli. Insomma, però c'è un programma dell'esercito americano che in onore suo si chiama ADA. Tutto questo avviene nell'Ottocento, eccetera, eccetera, fino a che nel 1950 compare questo personaggio che si chiama famosissimo Alan Turing, il quale era un matematico inglese, non vi racconto la biografia, tanto è stranota e comunque poi non ci interessa. E collaborò alla decifrazione della macchina Enigma, che era la macchina con cui i tedeschi comunicavano, una macchina che cifrava gli ordini, da Berlino agli U-Boat. Riuscirono a catturare gli inglesi una di queste macchine, però non avevano capito come funzionava. E allora vicino a Londra il Ministero degli Interni istituì questa commissione di matematici e di crittografi, cioè di risolutori di parole bruciate, diremmo noi, per capire come funzionava. Turing costruì una macchina, che non è la macchina di Turing, eh? Nel film c'è quella macchina, quella non è la macchina di Turing, quella è una macchina che serve per decifrare Enigma, ma non è la macchina di Turing. Comunque con questa macchina, che si chiama Colossus, riuscirono a decifrare Enigma e quindi riuscivano a intercettare gli ordini dei tedeschi e quindi ovviamente e Churchill ha definito il Colossus, no, il computer che ha vinto la guerra, perché effettivamente ha risparmiato un paio di anni di guerra. Insomma. Turing dice, Turing è famoso per diciamo, un paio di questioni. La prima è questa questione, come posso sapere se una macchina pensa, se un computer pensa? Allora lui dice, se lo poniamo nei modi in cui lo pone Cartesio, cioè Cartesio dice, non lo posso sapere se gli altri pensano, ho semplicemente degli indizi. Quando vedo che gli altri parlano come me, allora penso che dietro ci sia un pensiero. Quando vedo che si muovono come me, penso che ci sia un pensiero, che le macchine lo possono fare. Ma l'unico modo per sapere se davvero pensano sarebbe essere nella mente degli altri. È l'unico modo per sapere se lui pensa, io devo essere dentro la sua mente. Ma io non lo posso mica fare questo, ovviamente. Che il problema messo così è intrattabile, del tutto intrattabile. Turing dice, cerchiamo un modo di trattarlo, perché poi quando si dice che Turing ha detto che le macchine pensano, non è mica vero. Lui ha detto, troviamo un modo per affrontare il problema. Il modo è questo, questo è il gioco dell'imitazione, cioè metto un computer e un essere umano. Non li vedo, sono chiusi in una stanza, gli faccio delle domande, e a ciascuno dei due e confronto le risposte. Se dalle risposte io riesco a capire quale dei due è il computer, se sta nella stanza A o nella stanza B, e quale dei due è l'essere umano, diciamo che ha superato il test di Turing. Ma questo non vuol dire che il computer pensa, vuol dire che ha superato un test e mi rende possibile trattare questo argomento in modo un po' più maneggevole di quanto pensava la filosofia precedente. Su questo c'è un film, perché il Blade Runner, quando ora non ci sono i giovani, a parte qualche rappresentante, però insomma il Blade Runner, certamente c'è il famoso test Voight-Kampff, che è un test di Turing, un po' romanzato, ma lì c'è qualcosa sul test di Turing, perché è di Asimov.
Allora, l'uomo bicentenario. L'uomo bicentenario, ecco. Oppure di Dick. Dick, esatto, esatto. Dimmi che Marco, dimmi che dai, dai. Allora. L'hai visto per grande. Il primo per grande. Allora, si può scegliere... Direi, partiamo da quello di Philip K. Dick, ma gli androidi sognano pecore elettriche, il famoso libro da cui è uscito nel 68, se non sbaglio, da cui poi è tratto Blade Runner. Questi 68 la Odissea nello spazio. 68 il libro, 82 il film, Blade Runner, 82 il film. E, ancora Dick punta sull'aspetto, diciamo, discriminante della... empatia, emotività, quello che distingue questi androidi che sono perfetti, addirittura a un certo punto dice che piacesse o meno il servo in alcuni casi era divenuto più abile e sagace del padrone, cioè questi androidi sono diventati più intelligenti, più scaltri, più diciamo più sì, razionali di quello che è l'uomo stesso, eppure dice girano a vuoto sul tema dell'empatia, cioè del condividere il dolore, la passione degli altri, e quindi introduce proprio il test Voight-Kampff. Ormai erano disponibili nuovi indici di rendimento, ad esempio quelli ricavati dal test per l'empatia di Voight-Kampff, che fornivano criteri di giudizio sicuri per distinguere uomo da androide. Come la maggior parte delle persone, Rick si era spesso chiesto quale fosse il vero motivo per cui un androide girava a vuoto senza speranza, quando veniva sottoposto a un test per la misurazione dell'empatia. L'empatia, evidentemente, esisteva solo nel contesto della comunità umana, mentre qualche grado di intelligenza si poteva trovare in qualsiasi specie e ordine animale, aracnide compreso. La facoltà empatica, tanto per cominciare, richiedeva probabilmente un istinto di gruppo integro. Un organismo solitario, per esempio un ragno, non saprebbe cosa farsene. Anzi, l'empatia tenderebbe ad atrofizzare la capacità di sopravvivenza del ragno, lo renderebbe in qualche modo conscio del desiderio di vivere insito nella sua preda. Quindi l'empatia la si costruisce all'interno di una comunità, chi vive in un gruppo aggregato, e quindi l'uomo, non l'androide che in qualche modo appunto vive isolatamente, separatamente. Vi leggo anche quest'altro passo e poi rilascio la parola al professor Salucci. Rick, il poliziotto alla caccia degli androidi, si reca all'azienda che produce gli androidi, quella che nel film è la famosa Tyrell Corporation. L'azienda vuol vedere se questo test Voight-Kampff è valido o no, se distingue veramente. Per l'azienda sarebbe anche un motivo d'onore che non sapesse appunto distinguere i due. Arriva Rachel, che Rick non sa essere un androide, ed è lei che sottoporrà al test appunto di Voight-Kampff. Dopo, hai visto il proseguimento? Sì. Tentano di ricostruire Rachel, ma non ci riesce. Non ci riesce. Di cui poi lui si innamora, ovviamente. Rachel gli dice, vorrei assistere, intervenne Rachel, sedendosi anche lei. Non ho mai visto un test per l'empatia. Cosa misurano quegli apparecchi? Questo, disse Rick, mostrandole un disco adesivo piatto dal quale pendevano dei fili. Questo misura la dilatazione dei capillari nell'area facciale. Sappiamo che si tratta di una risposta autonoma primaria, quel che comunemente viene definito un arrossire, un vergognarsi, una reazione a uno stimolo che colpisce interiormente. Non la si può controllare volontariamente, come invece si riesce per esempio a fare con la conduttività della cute, la respirazione, la frequenza cardiaca. Le fece poi vedere un altro strumento, una torcia elettrica, sottile come una matita. Questo strumento invece registra le fluttuazioni di tensione dei muscoli oculari. Infatti, simultaneamente al fenomeno dell'arrossire, in genere si può rilevare un minuscolo misurabile movimento dei... Stava per concludere Rick. Ah, interruppe Rachel, tutte cose vero che non si possono rilevare negli androidi. Perlomeno, concludeva Rick, non innescate da certe domande stimolo, anche se da un punto di vista biologico
ci sono potenzialmente. Mi sottoponga al test, disse Rachel. Perché? Chiese Rick perplesso. Intervenendo accanto con la sua voce rauca, Eldon Rosen, la rappresentante della Tyrell Corporation, che era lì a fianco, spiegò: è lei. L'abbiamo scelta come primo soggetto. Potrebbe essere un androide. Noi speriamo che lei sia in grado di dircelo con esattezza. Si sedette con una serie di movimenti impacciati, tirò fuori una sigaretta, l'accese e si dispose ad assistere al test. E quindi il test verrà e Rick riconoscerà effettivamente che lei è un androide. E a questo punto, siccome c'è l'altro film importante su questo, è IA, Intelligenza Artificiale di Spielberg, dove lì è proprio la storia di un bambino, questa ditta, che riesce a costruire un buon bambino capace di avere empatia e di amare. E quindi è molto bello questo film, per l'altro, perché il bambino è un attore eccezionale, anche la mamma è eccezionale. Poi. E lui, la mamma a un certo momento deve, però comincia a provare i sentimenti, come se fosse un figlio. Poi lui si guasta, lo portano a riparare, lo aprono e vede dentro sono circuiti elettrici, luce, lampadine, eccetera, eccetera. Allora dice, ma allora che cosa sta somando? Un robot? Ma si comportano un bambino? E tutto è giocato su questo, è un po' una storia di Pinocchio naturalmente, perché lui è un robot che vorrebbe diventare un essere umano vero. E lui protesta, lui vuol diventare come va, cerca la fata turchina perché vuol diventare un bambino vero. Perché io non devo avere gli stessi diritti degli esseri umani quando mi comporto come essere umano? È il discorso che faceva prima della Commissione Europea. E lì c'è un'altra lettura su questo. Sì. E quindi invece, subito, perché torna benissimo. Asimov ribalta proprio la situazione. Come diceva il professor Salucci, l'essere umano viene descritto dalle sue reazioni esterne. E l'uomo bicentenario, da cui fra l'altro poi è tratto un altro film con Robin Williams, è la storia, brevemente, il passo che vi leggo è molto molto breve, brevemente è la storia di un robot che comincia a sviluppare delle doti particolari di creatività artistica, per esempio, legge, si informa e così via. Questo robot è al servizio di una famiglia per l'appunto per 200 anni, diventa uno scienziato, diventa bravissimo nel costruire delle protesi e quindi non solo aiuta gli uomini nella sostituzione dei loro arti, ma chiede che progressivamente queste protesi vengano impiantate su di lui e quindi durante il film progressivamente si trasforma piano piano da robot, rimanendo però robot internamente, in essere umano. E quindi chiede quella libertà, quel rispetto, quei diritti che gli dovrebbero appartenere in quanto essere umano. E la bambina che lui accudirà quando appunto segue questa, è il servo, è il tuttofare di questa famiglia, la bambina cerca di difendere di fronte al padre i diritti a cui lui ha appunto diritto, scusatemi la ripetizione. E quindi a un certo punto, quando parla con il suo padrone chiedendogli quella libertà che gli spetterebbe, il padrone gli dice: non sai che cos'è la libertà, tu sei un robot. E la bambina risponde, difendendo invece il robot: papà, tu non lo conosci, ha letto tutti i libri della nostra biblioteca, non so quali siano i suoi sentimenti, ma non so nemmeno quali siano i tuoi, rivolgendosi al padre. Quando gli si parla, lui reagisce alle varie astrazioni del linguaggio esattamente come te e come me. Quindi che altro pretendi che faccia? Se le reazioni di un altro sono come le nostre, che altro gli si può chiedere? E quindi da ciò che lui appunto esprime esteriormente, è molto bella quella considerazione che fa al padre, dice: io ti vedo rispondere, ti vedo emozionare, ma quello che ti accade dentro non lo so, come non so quello che accade dentro al robot. Esattamente. Sì, prego. Non so se l'ho visto, è un film che è di 3-4 anni fa, dove si parla proprio del impiantare il pensiero, quello di un uomo, all'interno di un robot. Il film si chiama Human Droid. A livello di trama è molto povero, proprio per ciò che succede all'interno del film, però viene trattato anche questo tema,
ovvero di un robot che si rende conto di questa cosa, che lui è stato programmato per provare sentimenti e comunque avere un pensiero che cresce e si forma osservando ciò che è attorno, e di conseguenza prova a fare anche il passaggio opposto, ovvero provare a trasportare il pensiero di un essere umano all'interno di un robot. Sì, 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 poi, cioè, è coerente con quello che si diceva, sì. Ci sono diversi di film su questo argomento, mi pare anche uno con quello che ha fatto quelle storie di pirata, che sia Johnny Depp, sì, una cosa simile. Sì, sì, infatti cosa può succedere, se sarà possibile, che non è possibile, è un problema solamente tecnico, mi sa fra mille anni sarà possibile, cosa succederà, però lì la risposta di Hilary Putnam, che da questo filosofo americano un po' ha dato dei padri di questa discussione, e che cominciano tanti articoli su questo argomento dicendo: io nella mia infanzia ho letto tanti libri di fantascienza, avrò perso tempo? No, alla fine no, perché tutta questa filosofia nasce dalla fantascienza, oppure, e lui alla fine di un articolo intitolato "È giusto che i robot abbiano diritti civili", e se i robot si comportano esattamente come noi, eccetera, risponde che non possiamo considerare né come sono fatti, perché sono fatti in modo diverso. Quello lì è fatto in modo diverso, però la bambina gli dice: si comporta come te, d'altra parte anche te, io non so cosa pensi. E Patton dice: sarà una nostra decisione. Cioè, un giorno l'umanità dovrà decidere se attribuire diritti civili o no, trattare i robot o no come esseri umani, sarà una decisione, perché se tu ti appelli a come sono fatti dentro e dici di no, però non è detto che non abbiano sentimenti, non è detto che i sentimenti, per esempio il dolore, sia per forza sostenuto da un sistema nervoso, potrebbe benissimo essere sostenuto da circuiti elettrici, per esempio, perché no? Poi, dunque, però tu in quanto andato via il qua moderatore, quanto tempo ci sarà ancora? Te che dici, Ventura? Ecco. Automazione del pensiero, costruzione dell'informatica, dei calcolatori, robot, eccetera, eccetera. Allora, Turing è famoso per la seconda cosa per cui è famoso Turing, è la macchina di Turing. Che non è quella macchina che si vede nel film, il macchinone fa tutti i calcoli, eccetera, ma è una macchina completamente diversa. Ed è una macchina astratta, cioè mai realizzabile, ma non importa che sia realizzata. È una macchina astratta, è un concetto. E in realtà è il concetto che per Turing voleva un concetto in cui voleva afferrare, voleva definire, voleva rendere più chiaro la nozione di calcolabilità. Che cosa è? Cosa vuol dire che un problema è calcolabile? Cos'è questo concetto ancora astratto? Beh, allora, la macchina di Turing nasce da questo. La macchina di Turing è composta da una testina che si sposta a destra o a sinistra, di una casella per volta, legge un nastro diviso in caselle, su cui ci sono dei simboli, e la macchina può scrivere, cancellare, può leggere, cancellare e scrivere uno di questi simboli. E noi gli possiamo dare un insieme di regole, per esempio questo, che definisce lo stato della macchina in una certa situazione, ti dice: quando te leggi uno, per esempio, cancella e spostati a sinistra. Cosa trovi nella casella di sinistra? Se trovi uno, cancella e spostati a sinistra. Se trovi zero, spostati a destra. E gli si dà tutte queste istruzioni. Alla fine poi ci deve essere uno stop, fermati, altrimenti va avanti all'infinito. Allora, se c'è uno stop, vuol dire che il problema è calcolabile. Però quello che è interessante è che questo qui è un programma, cioè che questo 1010100, come capite facilmente, è un linguaggio binario. Quindi la macchina di Turing è un computer, qualunque computer è una macchina di Turing. Cioè è in modo molto elementare, fa queste cose qui. È una macchina di Turing universale, però è una macchina di Turing. È l'idea semplice, è la radice dell'idea del programma, e in senso del software, non ancora nel senso dell'hardware. Questo poi va realizzato della roba fisica, in un hardware. E questo è il primo contributo di Turing. Il secondo,
Il secondo, perché nasca l'informatica, c'è bisogno di mettere insieme questi ingredienti. L'idea di macchina di Turing. Tra l'altro Turing aveva anche elaborato una teoria matematica che si chiama ricorsività, che è esattamente una teoria che ci permette di ottenere nuovi risultati dall'applicazione ricorsiva di una regola, e quindi contro il discorso di Cartesio. Poi il secondo è Boole, che era un logico, il quale introdusse, diciamo, introdusse il simbolismo 0101 al posto di vero falso. Voi sapete che ci sono delle cose che si chiamano tavole di verità, che non ci sono più. Tavole di verità sono delle tavole che vi dicono che se una frase è vera e un'altra è vera, l'altra è vera oppure l'altra è falsa, eccetera. Per esempio, se la frase piove è vera, la frase non piove è falsa. Questa è la tavola di verità della negazione, cioè che inverte il valore di verità della frase di partenza. La tavola di verità della congiunzione e, cioè piove e siamo al circolo via 9, non c'entra nulla, ma nella logica non ci interessa questo, è vera quando sono entrambe vere. FFS. Allora, tutto questo, diciamo, tradurre il vero falso in numeri, per cui lo 0 risponde al falso e l'1 risponde al vero, è una logica che è stata per la prima volta elaborata da George Boole. Quindi George Boole ci ha messo di suo la logica. Turing l'idea della programmazione della macchina di Turing. Lui ci mette la logica. Shannon, che era un ingegnere americano, ci mette l'hardware, cioè lui dice questa logica 0101 come la posso implementare in un oggetto fisico? In circuiti elettrici, perché 0 vuol dire niente corrente, 1 vuol dire acceso. Ora 0 non vuol dire mai 0 corrente spento, perché se questo fosse spento non farebbe niente, vuol dire c'è una soglia di voltaggio sotto la quale si considera 0 e sopra si considera acceso, ma insomma è un dettaglio questo, no? E questi sistemi, diciamo, che implementano questi valori 0101, cioè vero o falso, no? Sono i vecchi relè, che forse qualcuno si ricorda, una volta c'erano, erano questi aggeggioni qua grossi abbastanza così. Il funzionamento schematicamente è questo: qui c'è un magnete, un elettrocalamita, e quando viene posta sotto tensione attrae questo magnete e quindi sposta il contatto da qui a qui, per esempio, no? Quindi in questo caso, che voi questo lo potevate pilotare anche con la corrente a 220, e qui invece ci potete far passare 12 volte. Questo è, diciamo, il motivo per cui veniva utilizzato anche nelle altre. Però qui, quando questo è sotto tensione, questo c'ha valore 1,0, quando qui c'è a valore 1, questo ha valore 0,1. E quindi io con questi relè posso realizzare la logica dello 0101, che a sua volta è una traduzione matematica della logica vero falso eccetera. Questi sono ritrovati ora anche dentro i salvavita, sono questi aggeggini lì, però nell'informatica sarebbero un po' troppo grossi, naturalmente. Nell'informatica sono questi, che ora è molto ingrandito, ma sono piccolini così. Sono i microchip, no? Un microchip contiene innumerevoli relè, miliardi di relè, ognuno dei quali è un operatore logico, e si chiamano porte. Ora, lo so che è un po' tecnica la faccenda, però è chiaro questo, no? Siamo sul livello qualitativo. Cioè, e qui vuol dire che se qui c'è corrente e qui non c'è, qui c'è zero corrente e così via, siamo a porte logiche. E tutto questo viene stampato dentro questi piccolissimi circuiti che hanno dimensioni sempre più piccole, insomma 0,5 centimetro, qualche millimetro. Molto semplicemente, no? Questa sarebbe la logica dell'E, la vecchia logica dell'E, cioè vero, vero, allora è vero. Qui se io questi due interruttori li chiudo, otterrò un risultato. Se tutti sono aperti, se questi due sono aperti, il risultato è aperto, cioè 0. Se questo qui è aperto e questo è chiuso, ottengo sempre 0. Quindi questo rappresenta fisicamente la logica dell'E. Quest'altro rappresenta O, vuol dire
che è vera, si accende perché tanto la corrente passa o di là o di qua, è lo stesso, sempre si accende. Il not vuol dire che è acceso, lo devo spegnere, lo mando a cortocircuito. Lo mando in cortocircuito, per cui quando è spento è acceso e quando è acceso è spento. Insomma, è roba da diciamo elettronica, ma non è una cosa, diciamo, complicatissima, non è una teoria della relatività. E fondò, quindi lui, Shannon, ha realizzato questi circuiti, ha fatto vedere come si realizzano questi circuiti. E poi von Neumann ha definito l'architettura dei computer. Come deve essere fatto un computer, questi sono computer sull'architettura di von Neumann, e cioè il fatto che il computer abbia un sistema centrale di elaborazione dei dati, un sistema in cui vengono raccolti i dati, la memoria, un hard disk, dei sistemi periferici che acquistano i dati, per esempio la tastiera, e quelli che la restituiscono, per esempio la stampante. Questa è un'architettura. Non mi ha detto che dovessero essere per forza in questo modo. Si chiama architettura di von Neumann. Quando tutti mettiamo insieme tutti questi contributi di questi personaggi, otteniamo i computer come noi li conosciamo, insomma, li conoscevo. Per completezza devo dirvi che l'architettura di von Neumann comincia a essere, viene sempre utilizzata, comincia a essere un po' superata da quest'altro tipo di architettura, che è un'architettura a rete neurale, in cui non ci sono più i vari, diciamo, le varie funzioni determinate, localizzate in certe zone della macchina, ma c'è un po' di tutto dappertutto, è un po' tutto distribuito, esattamente come avviene nel nostro cervello. Ci sono delle aree più specializzate, però il cervello, in realtà poi sapete, il cervello è molto plastico, se una certa area perde delle capacità, vengono recuperate dall'altra. Si chiamano reti neurali proprio perché imitano le reti del sistema nervoso, e hanno delle caratteristiche molto, sono usate, ci sono nelle lavatrici, ci sono le usano nei laboratori scientifici, insomma, per calcolare le orbite, per calcolare anche le orbite delle particelle elementari dopo che hanno fatte collidere a CERN o al Gran Sasso, usano queste cose qui. Quale vantaggio hanno rispetto a qui? Che queste non hanno bisogno di essere programmate. Cartesio. Queste imparano. Cioè, voi gli date degli stimoli, li sottoponete a un ciclo di addestramento, può essere 50, 100.000 anni fa, poi allora loro imparano da sole a fare quello che devono fare. Le primissime, per scherzo, l'avevano addestrate a riconoscere i funghi mangerecci da quelli velenosi. La forma. Fungo, con il sistema si fa con i topi, in laboratorio, cioè, è giusta la risposta? Bene, ti do un premio, in questo caso rafforzo la connessione fra la risposta sbagliata, ti punisco, indebolisco quella connessione. Alla fine c'è un processo di selezione naturale fra tutte queste miriadi di connessioni casuali, perché all'inizio nasce così, sono connessioni casuali fra tutte queste unità. E poi l'esperienza seleziona quelle giuste, fino a che questo era il grado di conoscere i funghi mangerecci. Alcune, c'era un programma che si chiama NetTalk, era in grado di riconoscere le parole, e ora le usano comunemente, insomma, voglio dire, perché sono tanto nemmeno bisogno di essere programmati. Imparano, quindi sono simili a noi in questo senso, perché i robot sono un po', i computer sono un po' strani rispetto a noi, perché se costruite un robot e ci mettete nella testa un computer in questa maniera, magari impara a salire le scale, ma se vi spostate la sedia di un mezzo metro inciampa, per la creatività di Cartesio, non è in grado di... E poi fanno benissimo calcoli matematici, noi no, mentre invece noi ci muoviamo bene nell'ambiente, le forme le conosciamo. Queste reti neurali sono simili a noi, riconoscono bene le forme e poi non sono bravissime nel fare calcoli, quindi hanno un sapore biologico molto più forte di quell'altro. Poi, questo era l'ENIAC, il primo calcolatore, 1946, c'erano le persone nel calcolatore, noi ce l'abbiamo in tasca, alla rovescia c'erano le persone nel calcolatore. Questo stava a Filadelfia, in una stanza di 9,30 m, raggiungeva 50 gradi, pesava 30 tonnellate, andava in blackout in tutti i quartieri di Filadelfia quando l'accendevano, e bruciava una valvola serve una specie di relè, cioè, ogni due giorni c'era un omino con carrellino tipo supermercato, girava con le valvole che doveva cambiare una.
E le capacità di calcolo di questa macchina equivalgono oggi alle capacità di calcolo di un microprocessore di 0,5 mm. Quindi, diciamo, il progresso è stato nella miniaturizzazione, ma le idee sono sempre quelle. Originale quella di Shannon, quella di Turing, quella di... è la miniaturizzazione. E qui l'ultima teoria della mente di cui potrei parlarvi, se avete ancora pazienza, magari brevemente, è, perché io vi avevo detto all'inizio, c'è il dualismo, poi c'è il materialismo che dice che non c'è anima e corpo, ma c'è, gli stati mentali sono stati cerebrali. Però poi le neuroscienze stentarono a progredire e allora invece c'è questa grande esplosione dell'informatica. Questa grande esplosione dell'informatica ha fatto sì che nascesse una teoria della mente, cioè su come è fatto l'essere umano. E l'idea era questa, gli esseri umani sono come calcolatori. Ogni epoca ci ha avuto la sua tecnologia e ci ha avuto la sua metafora. Quando c'erano le macchine a vapore dicevano il pensiero è come il fumo che esce dalla macchina a vapore. Poi c'era il telegrafo, diceva il pensiero è una il cervello è una centralina telefonica. Poi il telefono, il pensiero o il computer, il pensare e calcolare. E questa è la filosofia che nasce dall'informatica e dall'intelligenza artificiale. Che però, attenzione, non è nemmeno l'ultima parola. L'idea fondamentale di questa teoria è che gli esseri umani, il cervello umano è un calcolatore. Cioè quello che conta non è l'hardware ma il software, quindi non è il cervello, quello che definisce uno stato mentale è qualcosa di simile a un software e non è il fatto di essere uno stato fisico del cervello, tant'è vero che lo stesso stato mentale può essere realizzato in macchine diverse, come esprimere la stessa cosa. Prendiamo uno stato mentale, la paura, va bene? Che cos'è la paura? Dicono questi personaggi, no? Che si chiamano funzionalisti, che hanno dato vita per la psicologia, si chiama cognitivismo, che la psicologia non è insegnata nelle facoltà. Oggi, per esempio, via la Torretta, insomma, quello che rimane via la Torretta, io ci ho insegnato 4 anni lì, lo so, poi se non hanno cambiato idea, insegniamo il cognitivismo. Cioè una psicologia che deriva direttamente da questa idea. Gli esseri umani sono calcolatori, cioè gli stati mentali sono come software. Cioè, se so come software, allora io posso, il software sta in un dischetto, io lo posso togliere, lo posso mettere in un altro computer. Questo computer, come diceva lui prima, lo studente prima, potrebbe benissimo non essere fatto di, diceva, in quello che ha detto c'era anche questo. Questo oggetto in cui io faccio girare questo programma potrebbe benissimo, perché deve essere per forza fatto di circuiti elettronici o di neuroni? Potrebbe essere fatto di tubi in cui ci passa l'acqua, perché il rubinetto dove passa l'acqua chiuso aperto non equivale a acceso spento della corrente, la stessa cosa. Sarebbe un po' più complicato a costruirlo, molto più grande, ma l'idea è quella. E poi chissà, nella galassia dove esistono delle persone, degli alieni completamente diversi, no? Anche loro pensano, perché no? Quindi quello che conta non è l'oggetto fisico su cui, in cui risiede la mente, ma un'altra cosa, cioè, per esempio, dicevo della paura, che cos'è? Il fatto che se io ho paura, allora scappo, vedo il leone, scappo, questa è la paura. La paura è se io vedo il leone, scappo. E questo non fa rimettere al mio cervello, perché anche un robot potrebbe essere istruito in modo se vede il leone, scappa. E anche un alieno. Quello che definisce uno stato mentale è, diciamo, il ruolo che svolge dentro questo essere, che però è come la definire una pompa, dice Fodor, no? Prendiamo una pompa. Un materialista, cioè uno che sostiene che gli stati mentali sono stati materiali del cervello, direbbe che la pompa è, per esempio, questa qua, un pistone, come quella della bicicletta. E Fodor dice, no, perché deve essere quella? Io posso fare una pompa in questo modo, cioè come una centrifuga, come quella pompa della benzina, in cui ci sono due ingranaggi, una pompa con un eccentrico, come quella della circolazione extracorporea, oppure anche questa è una pompa. Cioè, perché quello che definisce pompa non è l'essere un cilindro dentro, un pistone dentro un cilindro, ma spostare lipidi. Sicché quello che definisce paura non è l'essere i denti o il neurone 10, 18 e 22 sono accesi, ma
quello che ti fa fare in base a certi stimoli. Di conseguenza gli stati mentali non sono nulla di fisico, ma sono qualche cosa che ha a che fare con l'informazione. E questo si chiama funzionalismo, che è degli anni 60 e ancora, diciamo, sopravvive. Modello, diciamo, che cosa c'entra questo con 1010, chiudiamo questi due, no, 1010 c'entra in questo modo, perché il modello è questo, uno dei modelli possibili è questo, il modello si chiama modello pandemonium di Selfridge, no? Il pandemonium sono tanti demoni, ora il demone non è nulla di infernale, il demone è un nome di un programma rutinario, cioè un programmino che gira come subroutine dentro il computer, si chiama demone, nel senso, questo vede continuamente se c'è qualcosa attaccato a questa porta, continuamente, dice no, qui non c'è, e qui sì, e questa è una routine, cioè un demone. Quindi noi facciamo tanti piccoli programmini stupidi, perché l'idea dell'intelligenza artificiale è questa, di scaricare compiti complessi in compiti tanto semplici che li può fare anche uno stupido. Tanto stupido da poter riconoscere solo 1 e 0. Questo è tutto. Sicché se io devo far fare un compito complesso, per esempio in questo caso riconoscere la lettera R, non è semplicissimo, no? È una forma. Poi potrebbe mettere un'altra cosa. Riconoscere una lettera R. Mettiamo che questo sia il compito complesso. Io lo divido in tante subroutine, in tanti demoni. Uno riconosce soltanto se c'è una linea verticale. C'è una linea verticale? Sì. Non c'è? Sta fermo. Quell'altro riconosce linee orizzontali. C'è una linea orizzontale? No, sta fermo. Sì, ce ne sono. Due. E così via. Poi alla fine ci sarà un'unità che li mette tutto insieme. Però vedete, da qui, dalla R a questi piccoli demoni che riconoscono una cosa molto semplice, ho diminuito il livello di intelligenza richiesto per fare quel compito. Quindi se io riesco a diminuire il livello di intelligenza che ci serve per fare compiti complessi a cose elementarissime, 1010, ho costruito un programma. Direte voi, sarà lunghissimo. Sì, perché infatti anche Word è un programma di milioni di righe. Cioè, se lo dovessimo scrivere su un nastro sarebbe lunghissimo. Insomma. Però, insomma, questo è molto meccanico. I demoni semplici riconoscono soltanto 1-0 e questo quindi mette in relazione una macchina di Turing. Va bene, quindi la tesi fondamentale dal punto di vista filosofico è questo allora, no? Che gli stati mentali possono essere realizzati in oggetti fisicamente diversi, si chiama tesi della realizzazione molteplice. E quindi la paura la posso provare io, la può provare un marziano che invece un cervello ha dentro una pappetta verde, la può provare un robot, la può provare un oggetto qualunque, purché questi pezzi siano disposti in un modo particolare. Gli stati mentali non hanno bisogno del cervello, hanno bisogno di un oggetto, la differenza nel dualismo, hanno bisogno di un oggetto fisico in cui esistere, quello sì, cioè se io distruggo il computer non c'è più nulla, nemmeno il programma, quindi un oggetto fisico devono averlo, però questo oggetto fisico può essere diverso. E infatti mi viene un film, mi veniva a mente quando parlavi te, appunto questo di Johnny Depp, e lui muore, mi pare, sì, lui muore e fa trasferire la sua mente dentro un computer. Beh, guarda, è questa roba, cioè, è così. Se io riesco a descrivere esattamente una persona, la mente di una persona, e questa tesi è vera, perché non potrei poi realizzarla in una macchina? Invece farmi congelare, come fanno i miliardari americani, è meglio far così, siamo più sicuri, no? Però, cosa c'è da dire? Ecco, Fatma, non è nessuna citazione, dice la nostra sostanza, ciò di cui sono fatti, sia spirito, materia, eccetera, non impone nessun limite alla nostra forma intellettuale. Con spirito da filosofo anglosassone, mentre i nostri filosofi sono tutti topi di biblioteca, noiosi e polverosi, loro si divertono, prima di studiare filosofia si legna tanta fantascienza, qualunque cosa sia la nostra sostanza, spirito, materia o emmental svizzero, e questa non avrà nessuna importante restrizione a tale domanda. Se l'emmental svizzero è disposto in un modo opportuno, beh, lo può pensare, realizzare
un sistema mentale, cioè uno stato mentale. E credo di dover finire qui. No, volevo ultima 5 minuti di soli. Obiezione, perché se no andate via un'idea e questa è la parola definitiva. No, la parola definitiva è che non c'è nessuna risposta al problema, perché questa teoria ha a sua volta dei problemi. Uno dei tanti è quello messo in luce da questo signore John Searle, filosofo americano, che ha scritto Menti, cervelli e programmi, che è tradotto nell'80, è tradotto innumerevoli volte anche in italiano, le scienze l'hanno tradotto per la prima volta, l'hanno trovato comunemente. Lui racconta un giorno, lui è un filosofo del linguaggio, gli chiedono una conferenza sull'intelligenza artificiale, non ne sapeva assolutamente nulla, si chiede a una libreria lì a New York, ha preso un librino sull'intelligenza artificiale, $8, si lesse questo sull'intelligenza artificiale, gli venne un'idea, la scrisse, questo articolo, e poi ha vissuto di rendita sulle conferenze, fatte i migliori $8 meglio investiti tutta la mia vita. Allora lui in questo articolo ci invita a immaginare un esperimento mentale, un esperimento mentale. E cioè, ora io l'ho modificato, ma siamo argomento della stanza cinese. Spero che nessuno di voi sappia il cinese. No. Vabbè, si sa mai. Oggi, se fosse in piazza di Duomo, forse sarebbe. Allora io vi dico, vi do questa regola, va bene? Vi do dei fogli, i fogli su cui c'è questo... Siccome voi non conoscete il cinese, non è nemmeno corretto che io vi dica ideogramma. Diciamo scarabocchio, va bene? Perché ideogramma è ideogramma per chi sa il cinese, però scarabocchio. Vi do un foglio su cui c'è scritto c'è questo scarabocchio, poi vi do un altro foglio su cui c'è scritto scarabocchio. Quando vedete quest'altro, quando vedete questi due, su un fogliettino bianco che voi ci avete, prendete la penna e scrivete che è stato scarabocchio. E me lo rendete. Prima regola. Seconda, se invece di quei due scarabocchi vedete, magari il primo e il secondo, allora sul fogliettino bianco che ci avete scrivete quest'altro simbolo e me lo rendete. Che avete fatto? Boh, non sapete che avete fatto, perché nessuno conosce il cinese. Invece voi avete fatto 5 più 3 uguale 8, 5 più 0 uguale 5. Ma avete capito l'aver fatto questo? No. Ora, siccome dice Searle, un computer fa questo, cioè manipola, aggeggia in modo del tutto inconsapevole forme che sono invece di ideogrammi stringhe di zero ma che, o di uno, e non hanno per lui nessun significato, non mi potete venire a dire che ha degli stati mentali, perché se io mi metto nei panni di un computer, fa la stessa cosa che fa un computer, non capisco quello che sto facendo. Allora perché lui dovrebbe capire? Qui è il rovesciamento del test di Turing, perché qui Searle chiede di mettervi nei panni del computer e di provare quello che provare a immaginare che cosa succederebbe a essere un computer. Vorrebbe dire fare questo, cioè non capire assolutamente niente. Quindi lui dice, questo è il disegno delle scienze, l'uomo nella stanza cinese, ci sono fuori dei cinesi, gli mandano a questa fessura dei fogli in cinese, lui c'ha un libro con quelle regole che vi dicevo prima, mette insieme, restituisce fuori i fogli, e i cinesi dicono bravo, risponde a tutte le domande. Ma lui non ha capito nulla. Allora, siccome lui non ha capito nulla, e un computer fa tutto quello che fa lui, nemmeno il computer capisce. Sicché il funzionalismo, elaborazione di questi simboli senza capirli, non serve, non ci è utile per capire come funziona la mente umana. Perché noi capiamo. E forse questa è la differenza delle regole che si diceva all'inizio, di quello bravo matematica, no. Cioè il macinino esegue, cioè quando uno risolve un problema matematico, perché uno dice ma te applichi la regola in modo meccanico, ma invece non l'hai capita, ecco questa è la differenza. Computer l'applica, ma noi magari l'applichiamo perché l'abbiamo capita. Noi poi possiamo comportarci come un computer, applicarla in modo meccanico senza la capita. Però possiamo fare anche in un altro modo, mentre un computer può semplicemente applicarlo con un cavallo. Per l'essere umano questo significa cavallo, per il computer invece non significa assolutamente nulla. E questa è una delle molte obiezioni che vengono fatte al funzionalismo. E poi ce ne sono altre, un'altra, l'ultima, tanto che finisco con questo, è quella che si chiama della mente incorporata, e cioè è perfettamente assurdo pensare che gli stati mentali
la realizzazione molteplice, no? Che gli stati mentali siano indifferenti al corpo dove vivono, dove si trovano. Che vorrebbe dire che la rana ha le stesse opinioni sull'acqua delle mie. Io quando c'è l'acqua piove fino all'ombrello, la rana ci sta bene. Quindi il fatto, le credenze della rana sull'acqua sono diverse dalle mie, perché il corpo della rana è diverso dal mio. Abbiamo bisogno di ambienti diversi. Allora, la mente non è separabile dal corpo, in questo senso, no? È la teoria della mente incorporata. Te c'è qualcosa da leggere, Marto Fori? Per concludere, tutta questa cosa che ci potrebbe far sperare in un futuro meraviglioso, potrebbe anche spaventarci. Velocemente, perché insomma, e concludiamo magari con Frankenstein, di Mary Shelley, fatto velocemente una sintesi di alcuni passi, dove appunto si esprime proprio il sogno della costruzione di un essere umano fatto appunto in laboratorio. Però è un mostro stavolta. Uno dei fenomeni che avevano particolarmente attratto la mia attenzione era la struttura del corpo umano, anzi di qualsiasi animale dotato di vita. Da dove, mi chiedevo spesso, veniva quel principio vitale? Era una domanda audace, la cui risposta era sempre stata considerata un mistero. Tuttavia, rispetto a quante cose saremmo solo sull'orlo della conoscenza se la vigliaccheria o la superficialità non limitassero le nostre ricerche? Considerai a lungo questi fatti e decisi quindi di dedicarmi più particolarmente a quelle branche della filosofia naturale che trattano della fisiologia. Quando poi, dopo i lunghi e appassionati studi, mi ritrovai un tale stupefacente potere fra le mani, esitai a lungo sulla maniera di impiegarlo. Benché avessi la capacità di infondere la vita, tuttavia preparare il corpo per riceverla con la rete intricata di fibre, muscoli e vene restava ancora un lavoro di una difficoltà e di una fatica inconcepibili. Nessuno può concepire la varietà di sentimenti che mi spingevano avanti come un uragano. La vita e la morte mi sembravano barriere ideali che dovevo prima infrangere per riversare un torrente di luce sul nostro mondo immerso nelle tenebre. Una nuova specie mi avrebbe benedetto come suo creatore e sua origine. Molti esseri perfetti e felici avrebbero dovuto a me la loro esistenza. Nessun padre avrebbe potuto pretendere una gratitudine così totale dal proprio figlio come quella che avrei meritato io da loro. Continuando in queste riflessioni, pensai che se potevo dare la vita alla materia inanimata, sarei riuscito col tempo a riportare la vita dove ora la morte mostrava di aver destinato il corpo alla corruzione. E così raccolsi ossa dai cimiteri e disturbai con mano profanatrice i tremendi segreti del corpo umano. L'aula di anatomia e il mattatoio mi procurarono gran parte del mio materiale e spesso la natura umana si ritraeva con ripugnanza da ciò che facevo, mentre, spinto da un'ansia sempre crescente, portavo verso la conclusione questo lavoro. Fu in una cupa notte di novembre che vidi la fine del mio lavoro. Con un'ansia che quasi arrivava allo spasimo, raccolsi intorno a me gli strumenti della vita per infondere una scintilla animatrice in quella cosa immota che giaceva innanzi a me. La pioggia batteva sinistramente sui vetri e la candela era quasi tutta consumata quando, al bagliore della luce che andava estinguendosi, vidi gli occhi giallo opachi della creatura aprirsi. Respirò ansando e un moto convulso gli agitò le membra. E questo quindi è con questo.